Quella tra Sinalunghese e Grassina è più di una semplice giornata di campionato. Sono le ultime della classe e oggi si giocano buona parte della loro possibilità di salvezza. La Sinalunghese arriva dal pareggio di Cannara, consapevole che oggi può fare bene, ma non può lasciare nulla al caso. Dall'altra parte il Grassina ha perso le ultime tre partite e non ha giocato settimana scorsa contro il Siena. Dalla sua ha una statistica, ha fatto più punti in trasferta che in casa. Di nuovo il buon pomeriggio da Francesco Benincasa e Mario Zevolini. È iniziata così questo match tra la formazione rossoblu e la formazione rossoverde, con la Sinalunghese che ha provato ad allargare. Attenzione, il tiro di Sciacca qua a battere Zagaglioni, la palla dentro a cercare il numero 9 Marzierli. 1-0 Grassina con il bomber Edoardo Marzierli. Grassina 1-0. Che errore per quanto riguarda la Sinalunghese. Menchetti si è proprio perso il numero 9 del Grassina, che di testa ha trafitto Marini e ha fatto l'1-0 per i rossoverdi. Mister Marmorini è molto arrabbiato per questi tipi di lanci. Cecchi con il sinistro, si prende un rischio, Pierangeli! Tommaso Pierangeli fa 3-3, 1-1 Sinalunghese. Bravissimo Pierangeli a crederci per la terza volta consecutiva, terzo errore consecutivo da parte di Cecchi, e questa volta Pierangeli non lo perdona e segna l'1-1 per la Sinalunghese. In porta. Direttamente verso la porta, eccolo qua infatti il tiro a cercare Pierangeli, anzi no, Redi, ha segnato Nicolas Redi con la testa Nicolas Redi, un colpo di testa da parte di Redi che non è assolutamente il suo gioco forza. Gianneschi con il sinistro, la palla è buona dentro a cercare Torrini, la palla che arriva lì e gol di Mazzierli, 2-2 tra Sinalunghese e Grassina. Ancora il numero 9, Edoardo Marzierli. Grandissima rete qui, grandissima coordinazione da parte di Marzierli. Va da solo Darrasobà, inseguito da Papa, si fa vedere anche Calosi, Darrasobà, il tiro para Marini. Tanto Sciacca, Doka Bjorn, va a cercare dentro Redi, la palla con la testa ancora Redi, non ha toccato Cecchi. Redi quest'oggi di testa ci sta stupendo. Il numero 4, Nuti che scivola, Sciacca prova a fare tutto da solo, Sciacca prova a cercare il destro, il tiro di Sciacca! Zagaglioni con le mani, Calosi, affrontato da Meoni, ancora Calosi con il cross a cercare Torrini, e gol del numero 9 Marzierli! Si lamenta la Sinalunghese perché Torrini forse ha toccato con un braccio, arriva anche un giallo per Menchetti, intanto tripletta da parte di Marzierli, cui ha avuto un attimo di assestamento, era riuscito a creare un'ottima mole di gioco. Torrini recupera sull'errore di Pietro Battista, ma non c'è più tempo. E si riparte, se 45 sono stati iscritti, 45 adesso da scrivere qua al Carlo Angeletti. 3-2 del Grassina sulla Sinalunghese, lungo Redi in posizione regolare. Redi contro il numero 3, se entra nel rigore, Redi con il sinistro, prova il tiro a giro per Calosi, velocissimo anche di Arrasubà dall'altra parte, Calosi che si allunga la palla, fa tutto da solo, si ferma, Calosi, il tiro di Calosi, alto sopra la traversa. Sì, ancora Redi, prova a fare tutto da solo, va via Favilli, se ne va a due avversari, Redi arriva sul fondo, il cross per Doka Brent, la palla che rimane lì su Sciacca, il tiro di Sciacca con la testa, Cecchi che controlla sul fondo. Terefallo a saltare anche un giocatore del Grassina, a servire adesso Redi, il tiro di Redi! E c'è però la punizione per la Sinalunghese, al limite dell'area, vediamo chi calcerà. Va Doka Brent, il tiro direttamente in porta alla traversa di Doka Brent. Nuti interviene, svirgola, allora Redi può fare tutto da solo, Redi in area di rigore, Redi, il tiro di Redi! La deviazione, Mani, è finita, triplice fischio al Carlo Angeletti, il Grassina batte 3-2 la Sinalunghese.